Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, comincia una nuova giornata. Ieri siamo stati da Televialma, che è il nostro provider internet, e a lamentarci che internet non ci stava funzionando da giorni ormai. Oggi dovrebbero venire a controllare, quindi è meglio farsi trovare preparati. Nello specifico mi tocca scollegare la TV, che non stiamo pagando, però il segnale arriva, quindi io la TV l'ho attaccata. Sarà immorale, però comunque noi paghiamo $50 al mese per un mega di internet, e internet non funziona mai, 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 ok? Quindi non possiamo vedere Netflix, non possiamo vedere nessun tipo di contenuto in streaming, e da qualche giorno non possiamo neanche mandare un messaggio con WhatsApp stando attaccati al wifi di casa. Quindi, morale o immorale, noi la TV la attacchiamo, e come. Adesso però mi tocca staccarla, perché se vengono in casa me la vedono attaccata e mi tocca andare a scollegare tutto quanto il sistema di cablaggio che abbiamo qua. Notate il pannello elettrico che abbiamo in casa, e questo invece è il router di Televialma che è attaccato con il suo cavo coassiale, e qui c'è uno switch che ho comprato per attaccare sia il router che la TV in sala. Il router o router di Televialma è collegato a sua volta con un altro router che abbiamo comprato qui sull'isola, con delle antenne molto più potenti in modo da poter ricevere internet in tutta la casa, a differenza di questo router qua che faceva proprio schifo. Allora, semplicemente si tratterà di ripristinare il collegamento di prima, cioè andrò a scollegare il cavo che porta la TV, eliminerò lo switch che ho comprato e ricollego direttamente attraverso questo ponticello il segnale via cavo al router di Televialma. Scolleghiamo la TV in modo da non dare proprio l'impressione che sia connessa in alcun modo. Ok, ora vado a nascondere il cavo e lo switch che ho scollegato prima, in modo proprio da nascondere tutte le tracce. Lo metto qua tra i prodotti degli acquari. Questa qua è la stanzina dove faremo le vasche per la riproduzione dei pesci. Al momento la stiamo usando per verniciare delle mensole che andremo a montare in camera. C'è un gran casino, in effetti. Allora, ieri è arrivato un cargo che stavamo aspettando da tanto tempo. Quando ero in Italia ho preparato un bancale da spedire qua, con un po' di roba, con un po' di scatole, e a distanza di 2 mesi e mezzo, 3 mesi, finalmente è riuscito ad arrivare, e soprattutto ad essere sdoganato qua a Roatán, perché solo per lo sdoganamento si è messo tipo 2 settimane più o meno, poi credo abbiano avuto anche alcuni problemi. Non mi ricordo molta della roba che ho messo dentro, sinceramente. Oggi finalmente andremo ad aprire queste scatole e vedere che cosa ci siamo mandati dall'Italia. Allora, qui abbiamo il carrellino, molto utile per portare la roba fino al chiosco di Mahogany, visto che il chiosco di Mahogany è lontano un bel po' dal parcheggio, e questo stesso ci aiuterà a portare un po' di materiale verso il chiosco. Lo vado a mettere subito di là tra la roba degli acquari. Dopodiché, Kenny, spostati, che andrò a fare un po' di casino. Vai a cucina. A cucina. Cucina. Cuccia. Cuccia. Allora, controllo per prima questa scatola, dove mi sa che c'è, sì, direi che questo è tutto carbone per acquari, e lo vado a mettere di là assieme alla roba del lavoro. Poi controlliamo questa, vecchi giochi PC, questa scatola la usavo per tenerci dentro, ricordate, le scatolone che c'erano una volta, che contenevano i CD-ROM e le istruzioni dei vecchi giochi per PC. Una volta erano proprio delle scatolone, oggi sono piccoline, se non addirittura inesistenti. I giochi oggi si comprano su Steam o sui vari market, i vari portali. Tanta carta da giornale. Cosa c'è qua dentro? Delle ruote, delle rotelle pivottanti, se vogliamo fare qualche carretto o roba del genere.
delle staffe da TV, un'altra staffa, un altro braccio per attaccare TV al muro, in ballo, il telecomando del lettore Blu-ray, grande, così lo metterò sotto la TV in modo da far credere a Telediarma quando verranno, che la TV la guardiamo, ma la guardiamo attraverso il lettore Blu-ray. Cavi vari, cavetteria varia, questo qua è un Airport Express. Qua c'è il time capsule, stoppini per sedie, qua ci sono l'Apple TV, vecchia generazione, e un altro Airport Express, un po' più nuovo, di nuova generazione. Questa è tutta roba di Steffi, per depilarsi, non so neanche se possa andare a 110, 115 sì, dovrebbe andare. Questa è altra roba per la Steffi, spillette, roba varia per capelli, strisce depilatorie per la Steffi, sera depilatoria, no. Allora, questo è il mio shampoo, la confezione dell'iPhone SE di Steffi, li metto qua, cavo d'acciaio, attrezzi igienici della Domios, le mie cuffie della Sony, delle cornici varie dell'IKEA per quadretti, nastri isolanti vari, il telecomando della Apple TV, fascette, deodorante borotalco, la spezia tandoori masala, questo per pulire le scarpe, panetti antiscivolo, altre cornici, altri quadretti, la tastiera della Apple, indumenti, magliette, camicine varie. Ok. Poi, dentro a queste due scatole dovrebbero esserci delle casse di monitor audio. In ballo super safe, anti-urto. Esatto, sì, qui abbiamo il monitor audio. L'altro, speriamo che non si sia danneggiato nulla. Poi wow, lettore Blu-ray, tanti Blu-ray, il mio mixer della Pioneer, finalmente lo aspettavo da tanto tempo, il DJM 900, il monitor da laser che metterò nello studietto e la stampante, altri vestiti, altre staffe per TV e ciabattine varie della Steffi. Oh, non vedevo l'ora che arrivasse questa roba anche per cominciare ad allestire il mio studietto. Wow, avevo precedentemente acceso l'aria condizionata qua perché in questi giorni si sta veramente morendo. Ci dicevano che in estate, in agosto sarebbe stato un gran caldo ed in effetti è vero. Non avevamo mai usato l'aria condizionata così tanto. Questo è lo studietto che è adiacente alla nostra camera da letto, è uno spazio abbastanza piccolino ma molto funzionale. Allora, avevo comprato la stella del Texas, anche se in realtà è una stella normalissima, potrebbe essere anche la stella che si trova sulle divise militari italiane, comunque vabbè, mi piace pensare che sia la stella del Texas, l'ho trovata qui al Megapack, quindi non credo che possa essere una stellina militare italiana. E stavo pensando di attaccarla a questa parete, tipo o qua dietro oppure qua, dietro il computer. Qua c'è il banco, abbiamo comprato questo tavolo, anche se è ancora provvisorio. Poi penso che farò delle scansie tipo in questo muro. Qua ci sono le scatoline IKEA che contengono cavi di rete, cavi dati e cavi audio video, i miei fedeli cavi, tra l'altro dovrebbero essercene alcuni anche in questo pallet che è arrivato. Bene, vediamo di cominciare ad allestire un pochino lo studiolo.
Allora, per prima cosa vado ad attaccare la mia stellina. Avrò bisogno di un avvitatore con punta da ferro normale, tanto qui è tutto cartongesso. I tasselli per il cartongesso, due viti normalissime, una punta a stella per l'avvitatore, non avevo voglia di tirare fuori il cacciavite dalla cassetta degli attrezzi, e un metro per cercare di attaccarla dritta. Stavo pensando di dipingerle un cerchio attorno, così sì che sarebbe una stella texana. Ecco qua lo studietto terminato. Allora, ho già aggiunto anche qualche elemento di decoro, perlomeno per quelli che sono i miei gusti. Qua abbiamo l'arancia di Annoying Orange e il famosissimo pupazzo Elmo. Forse in Italia non è tanto conosciuto, ma in America sì, assolutamente. E anche una magnifica pallina da baseball. Allora, qui c'è un mixer DJI M900 Nexus della Pioneer. Un microfono per registrare alcune voci fuori campo di alcuni video che voglio fare e che abbiamo anche già fatto in precedenza. Una tastierina molto piccolina, non è sicuramente una tastiera a 88 tasti pesati, però per quello che devo fare io basta e avanza. Un pad dell'Akai, l'MPD218, ed il computer naturalmente che si va a connettere allo schermo, alla tastiera e al mouse Bluetooth. E poi naturalmente la stampante. Ora vediamo se è sopravvissuta al viaggio e soprattutto se ci siamo ricordati di portare anche l'inchiostro per farla funzionare. Mi chiedo se la stampante sia sopravvissuta al viaggio, perché lo schermo non lo ha fatto, nel senso che probabilmente è stato sbattuto, e nell'accenderlo si può notare bellamente che il pannello è andato, assolutamente andato, irrecuperabile. Sentirò che cosa hanno da dire quelli di GLS a riguardo. Infatti mi hanno conferito che al momento della consegna il corriere, abbastanza scocciato perché non veniva ricevuto, ha sbattuto i colli per terra ed alcuni colli si sono rovinati. Infatti sulla bolla di consegna lo spedizioniere, quello che ha ricevuto la merce da GLS per caricarla sul container, ha scritto una nota dove affermava che appunto alcuni colli erano deteriorati, erano arrivati consegnati deteriorati. Ora vedremo sta storia come andrà a finire, comunque intanto ci toccherà di comprare un altro schermo. Qui ci sono ancora alcune cose da sistemare, come ho detto prima probabilmente monterò qualche mensolina su questo muro e successivamente magari anche qualche quadretto, andrò a mettere qualche quadretto sopra al banco per rendere la stanza un pochino più gradevole. Ok, allora appena uscito da Technos Design ho preso un Dell 24 pollici Full HD, credo che sia un LCD, non credo che sia un LED, non c'è scritto LED da nessuna parte, non se ne vantano, quindi dovrebbe essere un normalissimo LCD con attacco VGA e HDMI. Oh, allora ho speso, costo effettivo del monitor, 5230 lempira, che dovrebbero essere col cambio di oggi $226-$227, ma visto che il cambio qua se lo inventano, e purtroppo io non potevo pagare il lempira perché avevo solo dollari, me l'hanno fatto pagare $230, tondi, che già fa molto strano.
Adesso è veramente completo.